Tonia Cutis, la mamma del beato Carlo. In questo momento siamo nel santuario della spogliazione con lei e suo marito, il papà di Carlo. Che sensazioni provate, Antonia? Ecco, gioiamo nel Signore per questo grande dono che ci ha fatto. Ringraziamo anche e soprattutto Sua Eccellenza Monsignor Domenico, che ha avuto questa intuizione profetica e sempre ci ha accompagnato, tutta la diocesi e anche la diocesi di Milano, ovviamente, perché comunque Carlo è vissuto a Milano, ecco. E certo è un momento importante perché tutti i devoti che Carlo hanno sparsi nel mondo finalmente hanno visto realizzare il loro sogno, eh? Per tanti anni si è pregato, insomma è arrivata anche relativamente presto questa canonizzazione, insomma. E speriamo che Carlo farà tante grazie, continui a farle come le sta già facendo. Ogni giorno noi riceviamo notizie di un possibile miracolo, conversioni, tante grazie anche, diciamo, della vita quotidiana che chiedono i fedeli, e soprattutto ecco quello di amare Dio come faceva Carlo, di mettere Dio al primo posto, perché poi mettere Dio al primo posto, come diceva lui, significa vivere una vita felice. Ecco, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, un grazie a tutti i fedeli, un grazie in modo speciale, ecco, al Santo Padre, che ovviamente è lui che poi ha deciso. Il miracolo riconosciuto per intercessione di Carlo è di una ragazza, mi sembra, del Costa Rica che Sì. viveva in Italia. Una ragazza, sì, una studentessa che era a Firenze per fare degli studi universitari e diciamo che è caduta dalla bicicletta, cadendo in un coma, diciamo, che pare sia il grado massimo, quelli che sono detti quasi coma irreversibili. E quindi grazie alla mamma, che è una donna di grande fede, che è venuta qui a Assisi tutto il giorno a pregare in ginocchio davanti a Carlo e ha ottenuto questa grazia. Ecco, quindi la grande fede di questa mamma e anche, insomma, la ragazza, che comunque è una combattiva. Lei ha conosciuto questa mamma? Ha Sì, incontrato? ho conosciuto la mamma, la ragazza e siamo in contatto e sono sicura che saranno contentissime. E ovviamente saranno alla canonizzazione. Speriamo di sì. Presto. Grazie Antonia. Grazie.